C'è grande attesa in città per la riapertura ufficiale del Parco del Castello, che verrà inaugurato lunedì 25 novembre, dopo i lavori effettuati. Un parco che appare bello, diverso, riqualificato e restituito alla città grazie al contributo di 1 milione di euro della Fondazione Cassa di Risparmio dell'Aquila. Il 25 novembre è dunque una data da segnare sul calendario degli aquilani. Subito dopo il taglio del nastro ci sarà una conferenza stampa pubblica. Sarà presentato l'intervento all'interno dell'auditorium del parco. I lavori per la riqualificazione del Parco del Castello sono iniziati, come si ricorderà, ad aprile scorso. Un'opera voluta in convenzione con l'amministrazione comunale dell'Aquila e realizzata seguendo la normativa del nuovo codice degli appalti, che ha consentito alla Fondazione Carispac di poter partecipare economicamente. L'opera di riqualificazione del Parco del Castello comprende innanzitutto la sistemazione del verde urbano, che oggi appare più bello e curato, naturalmente servirà a mantenerlo, degli arredi, dei giochi e dell'illuminazione. Sarà di 1 milione di euro, come si diceva, il contributo, e sarà sistemato, anzi già è quasi terminata l'opera, lo spazio antistante l'auditorium del parco.